vecchio proprietario si è proprio divertito per ridurlo così. Figuriamoci come mi divertirò io a giocarci. Barbie è una linea di fashion doll commercializzata a partire dal 9 marzo 1959. No! Mi rifiuto di parlare dei cenni storici di Barbara Millicent Roberts. Controllate il suo vero nome. Sappiamo già chi è Barbie, marchio registrato. Stranamente ne abbiamo già parlato un paio di volte. La regina degli scaffali e poi dei film diretti in televisione e i videogiochini annessi. Passiamo subito al sodo. Sono sempre stupito da come videogiochi e film facessero sembrare Barbie, marchio registrato, così finta. E quella vera era comunque una bambola di plastica. Wow! Chi rischia la vita in miniera e mantiene quell'espressione ha bisogno di una massiccia dose di psicofarmaci. In questo mondo Barbie, marchio registrato, è una giornalista che sta scrivendo un articolo su uno specchio antico con 5 pezzi mancanti. Dietro lo specchio c'è una mappa del tesoro che conduce a questi pezzi, che una volta riuniti ne scateneranno i misteriosi poteri magici. Barbie, marchio registrato, decide quindi di intraprendere personalmente questa avventura. Ho deciso, d'ora in poi sarò Barbie, l'esploratrice del mondo. Che è un'idea del cazzo per molteplici motivi. Prima di tutto fanculo tutti gli anni di università e di studio e di gavetta che hai impiegato per diventare giornalista. Fanculo tutta la preparazione fisica, culturale e psicologica che serve per fare l'esploratrice, un cambio d'outfit e via. Ma soprattutto fanculo a Barbie per voler riunire i 5 pezzi di questo specchio e risvegliarne i poteri misteriosi. Dice letteralmente i magici poteri misteriosi. Questa puttana vuole scatenare l'apocalisse per curiosità. Wow, questo potrebbe essere il più grande tesoro del mondo moderno! No, Barbie, quelle sono le tue espressioni facciali! Inserisci il tuo nome selezionando le lettere e i simboli e premendo il tasto X. Odio che in tutti i giochi di Barbie lei debba dirti per filo e per segno tutto quello che serve nei menu. Guardami, sono un uomo grande e maturo, sembro uno che ha bisogno di aiuto per scrivere il nome di un salvataggio. Premi il tasto X per confermare il tuo nome. Meglio andare con medio. Non vorrei farmi distruggere l'autostima da Barbie l'esploratrice. E soprattutto non vorrei che i giornalisti videoludici lo chiamassero il nuovo Dark Souls. Questo è il gioco. Questo è l'intero gioco. Abbiamo il Tibet, l'Africa, l'Egitto. Egitto. Africa. Egitto, Africa, Egitto, Egitto, Africa, Egitto, Africa, Egitto, Africa. Ok Barbie, non voglio mettere in dubbio la tua formazione da giornalista, tanto meno la tua formazione da esploratrice, ma forse avrai notato che l'Egitto è in Africa. Dovevate scegliere 4 livelli e 2 di questi li avete infilati nello stesso continente con 2 nomi diversi. Eccoci finalmente in un livello effettivo. Un platformer in 3D, standard che più standard non si può. Esaminare le meccaniche di gioco, i collezionabili, il level design sarebbe soltanto una perdita di tempo, quindi sarò breve. Corri verso la fine del livello, raccogliendo le piccole gemme, evitando i nemici e le immancabili ed inspiegabili voragini senza fondo. Una formula semplice ma solida, giusto? Cosa potrebbe andare storto, cioè? Un passo alla volta, parliamo prima della prima cosa che salta all'occhio, letteralmente. La grafica. Un videogame per bambini sulla prima PlayStation. Come grafica è il minimo sindacale.
Barbie ha un gran totale di due poligoni. La distanza di rendering è talmente corta e talmente palese che si ha sempre la sensazione di cadere dal livello. Alcune texture sono talmente piccole e distese che possiamo contarne i pixel dalla stanza accanto. Le animazioni di Barbie sono molto realistiche, nel senso che solo un bambino che gioca con una bambola senza giunzioni può farla muovere così. La telecamera ci sta agganciata al culo nei punti dove abbiamo bisogno di vedere e si allontana di un campo da rugby quando dovrebbe nascondere gli orrori del rendering. Qui ho avuto la forte impressione che il livello avesse smesso di caricare. Invece dovevamo soltanto calarci dalla scarpata. Duh! Qui invece è dove finisce la mia esperienza nella giungla africana. So che Barbie dovrebbe essere in grado di arrampicarsi su questa parete. L'ho appena fatto poco fa, ma non c'è verso. Anzi, mi fermo un attimo e ve lo dico subito. Sapete, questo gioco mi ha fatto ragionare su una cosa che ho detto molte volte. Non sei mai davvero arrivato al top o al fondo, perché c'è sempre qualcosa in più, qualcosa un po' più là. Non hai ancora assaggiato la birra più buona della tua vita. Non hai ancora vissuto la più bella giornata. O non hai ancora letto il libro più bello. Perché c'è sempre qualcosa di meglio un po' più là. E dopo quasi 100 episodi mi ritrovo a dire di nuovo, con passione, che questi sono i controlli più merdosi su cui abbia mai messo mano. Sapete, tutte le volte che l'ho detto, non contano più un cazzo, perché non avevo ancora giocato questo. Ogni volta che premete un tasto, Barbie impiega dai 2 ai 5 giorni lavorativi, imballaggio incluso, per eseguirlo. E questo può creare situazioni del genere. Corri verso una buca, cerchi di saltarla e a Barbie si spengono le gambe. E se uniamo quest'ottima feature con un power-up che vi fa correre molto veloce, otteniamo... una forte gastrite. Ma non è finita qui, no signore. Venghino, signori, venghino ad ammirare il nostro fiore all'occhiello, il talento naturale di una donna che, nonostante il suo stadio avanzato di anoressia, riesce ad incastrarsi ovunque. Dei controlli così latenti e un personaggio così ingombrante sono un cocktail molto pericoloso. A volte non sembra neanche che sto giocando io. Vado a fare premere dei tasti, fare delle azioni e a schermo succede tutt'altra cosa in tutt'altro ordine. Avete presente quando ho detto che Croc si controllava come una motocicletta con una gomma sgonfia? Beh, Barbie si controlla come una nave da crociera. Se vuoi virare entro 80 miglia devi iniziare una complessa manovra adesso, altrimenti ti schianti su un masso e tra 80 anni faranno un romantico film su di te. Ehi, ma lo sentite? Shh, zitti zitti, ascoltate. L'avete sentito? No? Sarà forse questo cazzo di silenzio cosmico? La musica c'è e non c'è. La troviamo nel menu principale, nelle cutscene, ma nei livelli ci sono soltanto generici effetti sonori. E li chiamo generici perché quanti merli pensate ci siano nel deserto del Sahara? O boomerang? Quanti serpenti a sonagli sulle montagne del Tibet? L'unico suono azzeccato è quello dello sciame di mosche. Perché solo loro dovrebbero stare così vicini a questa pila di stronzi.
Ad essere onesti, i piccoli accenni di musica ci sono, ma vengono e vanno. E questo vuol dire che non posso fare uno dei miei balletti buffi. E adesso i miei iscritti sono tutti tristi. Grazie, Barbie. Ed è proprio grazie a questo silenzio tombale che viene evidenziato un altro grave problema dell'audio. Degli effetti sonori fastidiosi come 7 martellate su un'unghia incarnita. Oh sì, sono sicuro che questa melodia, per i raccoglibili più comuni, non diventerà mai molesta. Dal suono quelle non sembrano sabbie mobili, ma da queste parti si mangia molto piccante. Fai attenzione, sembra molto profondo. Incidentalmente questo è quello che dice sempre Barbie quando è in intimità con nuovi fidanzati. C'è anche una modalità VR dove imparare tutte le mosse e i meccanismi in un ambiente sicuro e privo di nemici. E voi chiederete, ma perché non hanno semplicemente implementato il tutorial nei livelli, anche data la scarsità di nemici ostili? E che cazzo ne so io? Una volta raccolti i 3 amuleti dei livelli, sbloccheremo l'ultimo mondo. La Babilonia. Sì, perché no? E dopo aver superato altri corridoi vuoti con un personaggio aggraziato come un alce costipato su un monociclo, sbloccheremo l'ultimo amuleto. E adesso potremo finalmente riunire tutti i pezzi e scoprire i magici poteri misteriosi dello specchio. Sono pronta alla mia prossima avventura! Barbie esplora il 7° girone dell'inferno. Fatemi capire. Voi avete sviluppato questo gioco in 2 settimane? E non fate gli idraulici o i salumieri. Siete degli sviluppatori, sapevate che tipo di prodotto avevate tirato fuori, no? Sì. E nonostante eravate coscienti dell'assoluto macello che avevate combinato, il vostro primo pensiero è stato: sì, ne vorranno degli altri. Apprezzo la mentalità positiva, ma... No. Non capirò mai l'argomentazione del sì, ma tanto è soltanto un gioco per bambine, perché sì, mi rendo conto di essere leggermente fuori la demografia di Barbie l'esploratrice, ma è una mentalità orribile per videogiochi, film, cartoni animati, qualsiasi pezzo di intrattenimento destinato ai bambini. Ma proprio l'intrattenimento per bambini dovrebbe avere una cura particolare, perché serve a sviluppare la loro fantasia, il loro problem solving e le loro capacità motorie, oltre che intrattenere il moccioso. Prendete per esempio i videogiochi della Disney, Hercules, Toy Story 2, videogiochi solidi prima che per bambini, adatti per un bambino ma che possono intrattenere qualsiasi età. E nel frattempo l'attuale, futura generazione di videogiocatori sta venendo cresciuta e allattata da Peppa Pig, Paw Patrol, Marsha e Orso. Solo il fatto che io conosca questi nomi mi fa accapponare la pelle. Ed è tutto iniziato da giochi come te, Barbie l'esploratrice. Prodotti inutili e mal realizzati che servivano solo a parcheggiare un bambino davanti alla televisione. Ma io ti maledico. Io ti maledico, Barbie l'esploratrice. Dannazione! Ah, ecco perché l'ha rotto il vecchio proprietario. Ma forse avrai notato che l'Africa è in Egitto. L'Egitto è in Africa. Raccoglieremo l'ultimo troiaio. No, Barbie, quelle sono le tue espressioni facciali. Ah, ecco come l'aveva rotto il vecchio proprietario. Ecco come l'aveva rotto il vecchio proprietario.